Nel frattempo mi permetto, con molto molto rispetto e molto sommessamente, di dissentire da un passaggio che ha citato l'amico Fabio Ghia. L'amico Fabio Ghia dice: le popolazioni di origine e di formazione religiosa musulmana sono fortemente identitarie, noi che veniamo da una storia più o meno sentita di formazione cristiana lo siamo di meno. Io vorrei creare un sofisma, ma posso sbagliarmi, poi verrò a partecipare ai lavori, mi ospiterete e vi darete una deroga e mi insegnerete qualcosa di meglio. Io ho la sensazione che chi nasce in una cultura che non deve essere jihadista per forza, ma diciamo di Islam, è caratterialmente meno tollerante della nostra. Prima il tuo concetto, Fabio, giustissimo, di radici cristiane, io sono un peccatore, un noto peccatore, però sicuramente ho una formazione che è questa, cioè io passo di fronte al cupolo di San Pietro e ho una sensazione, ho un rispetto, sicuramente certi concetti. Sono stato un noto attaccabrighe, però sapevo che sbagliavo perché il concetto sano era porgi l'alta guancia. Ecco, chi invece ha una formazione, secondo me, io non conosco l'Islam bene, i paesi di natura magrebina come tu conosci meglio di me, ma ho viaggiato molto, mi è capitato per una serie di motivi che ti racconterò la voce di essere presente nei paesi musulmani, ecco, loro nascono da un presupposto di non voler assumere o coinvolgere o conoscere un'altra identità. Noi in questo siamo pronti a cercare un dialogo, in questo credo anche che anche noi la vogliamo conoscere un'altra identità, perché se partiamo tale, prego, dal presupposto, certo, che le nostre regole, le nostre leggi sono giuste perché sancite dalla comunità europea, da un diritto, e anche noi vogliamo condividere la realtà con un altro, perché ci mettiamo elevati? Perché abbiamo paura di questo? Io parlavo soltanto il discorso di non di identità, ma di tolleranza o intolleranza. Certo, per spiegare questo piccolo concetto, anche se molto brevemente, giustissimo. No, infatti, non è un dibattito, è solo un chiarimento. Una parentesi che non è stata aperta è proprio il coinvolgimento nel mondo islamico, vada bene, nel mondo islamico di questo a cui tu hai accennato, cioè a quali valori dobbiamo riferirci, se ai valori del mondo islamico, vedi dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'Islam 1990 di cui hanno aderito tutti i paesi musulmani, o la dichiarazione dei diritti dell'uomo 1948 delle Nazioni Unite. Nel giro di 10 anni circa il 60% delle nazioni dell'Islam hanno aderito dal 1990 a oggi, 20 anni, hanno aderito in pieno alla dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Quindi con questo che voglio dire? Che il discorso sull'identità non lo dobbiamo fare noi qui in Europa, facciamoglielo fare a loro. Ascolta. Cioè quelli che vengono qua e tentano di imporre dei valori. Ma perdonami, è un piacere ascoltarti. Fabio passa moltissimo il suo tempo in Tunisia, un'esperienza diretta. Elisa, vuoi aggiungere qualcosa o possiamo rimandarti alle commissioni? Chiaramente tu sei, ma ti prego di essere. Una è di ordine tecnico, io non posso far parte della commissione perché devo occuparmi di altro in questo momento. È sacrosanto. Siamo già in due. L'altra era per quanto riguardava il discorso dell'identità, nel senso, io sono abituata a ragionare da un punto di vista di formule anche matematiche, cioè se l'identità si crea con una giusta posizione, per un arricchimento di differenze, non è che me lo sono inventato io, no? Cioè, nel momento in cui ho la differenza, la tratto come se fosse inferiore a me, o comunque parto dal mio punto di vista, non c'è più un'identità mobile, c'è un'identità fissa. E quindi mi blocco sui miei principi e lì creo l'intercultura di cui parlavi tu. L'intercultura significa io guardo la tua cultura, ma guardo anche la mia. E quindi rimaniamo due culture distinte. No, però ce ne sta contraddittorio, fai parlare Elisa e poi avanti. Rimaniamo distinti. Intercultura significa io ho una cultura, tu hai una cultura, sono due culture quindi che formano A e B, che rimangono separati. Sentiamo Elisa. Ma separate? Separate, separate. Il mio discorso va oltre, l'ho fatto prima quando ho fatto l'intervento.
Se io parlo di transcultura, parlo di A e B che si toccano e che creano altro. Questo è lo scopo a cui dobbiamo ambire. Non dobbiamo ambire all'intercultura, dove A e B rimangono separate. Noi dobbiamo ambire alla transcultura, dove A e B creano C, creano F, creano altro. Che è quello che siamo anche noi, perché io vengo da due altri. Mia madre e mio padre sono differenti, hanno due culture diverse. Uno viene dal Molise e l'altro viene dalla Ciuceria. Hanno creato altro, una romana. Ok? L'esempio mi sembra calzante. Se fossero rimasti il ciociaro e la molisana, rimanevano su due fronti distanti e non avrebbero potuto creare altro. Tu la pensi in un altro modo, io penso di avere gli strumenti per pensarla così, cosa devo dire? Elisa, il tuo pensiero, poi tu hai una formazione... È chiarissimo.